Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Vi volevo mostrare oggi il mio studio, il mio setup per quando utilizzo la chitarra elettrica naturalmente e le app con cui genero suoni, amplificazioni, effetti, pedali eccetera dall'A alla Z, cioè da quando entro nello studio, che vedete qui alle mie spalle, a quando sono pronto per suonare. Quindi in questo momento sto riprendendo con una bella postazione ferma, immobile, centrale, ma fra pochissimo prenderò in mano la telecamera, che poi è il mio cellulare, né più né meno, e comincerò a mostrarvi esattamente step by step tutti i passaggi che faccio, perché questa cosa qua mi è stata chiesta da alcuni frequentatori di alcune pagine Facebook che si, come dire, dilettano nel discutere di amplificazioni digitali, di suoni digitali. Spero che questo piccolo video vi possa interessare. Cercherò di mostrarvi proprio materialmente quello che faccio, un passo alla volta, per farvi vedere quanto sia comodo e facile utilizzare questo sistema in studio, insomma in home studio, e quanto sia pratico rispetto al vecchio metodo che io stesso ho utilizzato più volte, dell'amplificazione analogica, quindi con i cari vecchi cassoni valvolari, senza nulla togliere naturalmente alla qualità di quegli amplificatori, che ovviamente restano insomma un must assoluto per chi lo fa di professione e per chi ha la possibilità di utilizzarli a pieno volume, non fra 0 e 1 come il 99% delle persone che conosco, che non sono dei musicisti professionisti, che quindi suonano in casa o comunque in spazi molto piccoli. Ok, partiamo. Allora, prendo in mano la telecamera, quindi si comincerà un po' a tremare, portate pazienza. Innanzitutto vi faccio vedere cosa utilizzo. Un normalissimo iPad 2 mini o iPad mini 2, insomma, cambia poco. Lo utilizzo in una docking station, che è esattamente questa, vi faccio vedere. Questa è la iTrack Dock della Focusrite e funziona esattamente come una qualsiasi docking station per computer, cioè un alloggio con alcune funzionalità particolari. Questa docking station ha una sua alimentazione a parte, che è questa, questo cavetto, ok? Questa è un'uscita USB che utilizzo come alimentatore per, non so se li avete visti su Facebook o in giro o su Amazon, questi jack radio, che vi garantisco sono un portento, sono veramente comodissimi. Dopodiché questa docking station presenta due uscite monitor, questa e questa, destra e sinistra o mono ovviamente nel left, poi presenta due ingressi separati, uno microfonico e jack, l'altro microfonico e jack, né più né meno. Questo è l'ingresso della chitarra, qui su un lato non vi mostro, ma comunque c'è solo un'uscita cuffie, e abbiamo una manopola del volume, un direct monitor, il volume delle cuffie, il gain, cioè il guadagno del canale 1 e del canale 2, l'alimentazione phantom. Tutto qua, molto semplice. Dopodiché prendo il mio iPad e lo innesto, cioè lo inserisco nell'iTrack dock. Allora, qui c'è lo spinotto che va a innestarsi esattamente qui, ok? Quindi io prendo l'iPad e cerco di allinearlo. Ovviamente può essere spostato e adattato a qualsiasi ingresso, ok? Accendo la docking station nel pulsante che c'è dietro, ok? Come vedete si è accesa la lucina e automaticamente l'iPad mi è andato in carica. Attivo il mio iPad, inserisco il codice che non vi faccio vedere. In questa schermata ho tutte le mie applicazioni audio. Audio Bus 3, BSFX, iRig Recorder, il Feedlicator che utilizzo con Audio Bus 3, Biasamp 2 e BT Pedal Editor, che serve per pilotare il BSFX. Io utilizzo in generale Biasamp per creare l'amplificatore, BSFX per creare la mia catena effetti, piloto il tutto con BT Pedal Editor, però le apro attraverso Audiobus e mi andrà ad aprire BSFX e Feedlicator, che non è altro che l'unico modo che io ho trovato comodo per aprire gli IR, perché come sapete il limite che hanno alcuni strumenti virtuali, cioè amplificazioni virtuali di tutti i tipi direi, è proprio nella simulazione del cabinet, cioè della cassa, quindi gli IR sono una bomba, insomma funzionano veramente bene. Vi farò anche vedere, anzi ve lo faccio vedere subito, come si fa
a scaricare direttamente sul FeedLicator un impulse response, cioè il file wave piccolino con cui si genera la simulazione della cassa, perché è una cosa che dà molti problemi a diverse persone che utilizzano l'iPad. Naturalmente nulla vieta di collegare direttamente l'iPad al proprio dispositivo o supporto Mac, che sia un iMac, un MacBook, tutto quello che volete. Però esiste un modo più semplice, anche perché magari non tutti lavorano sempre sullo stesso computer, ma utilizzano altri supporti, o magari lavorano in particolare su PC, ma poi lavorano anche in ambiente Mac. Oppure, come nel mio caso, hanno un PC portatile e un tablet e un iMac, quindi bisogna un po' far convivere tutte queste piattaforme, e utilizzo Google Drive, molto semplicemente. Quindi io carico su Google Drive i suoni e poi li scarico direttamente nel tablet, ma non nella memoria fisica del tablet, cioè in una cartella, poniamo, che si chiama IR Files, ma la posso direttamente aprire in FeedLicator. Adesso vi faccio vedere come si fa. Guardate bene, spero che si veda. Questo è il mio Google Drive. Come potete vedere, qui c'è un ESO 2x12 V30 440 Center Edge. Questa non è altro che una IR. Per scaricarlo su FeedLicator mi basta semplicemente fare così. Vedete, vi apre le varie opzioni. Io scelgo Apri In e mi propone FeedLicator, quindi copia su FeedLicator. Io seleziono questo, mi si apre l'app con i suoi tempi naturalmente, e mi dice IR file was successfully imported, quindi ok, load, e qui ho già quelle che ho importato io. Come vedete sono due, 57TS1 1 inch con NE, e là è quella che ho importato io adesso. La seleziono e questo è il file che io ho importato. A questo punto posso chiuderlo, perché dovrò riaprirlo in un altro settore. Ci tenevo a farvi vedere questo perché secondo me è una barriera per quelli che utilizzano l'iPad per caricare le IR. Torniamo quindi all'applicazione. In questo caso io vado a aprire AudioBus. Allora, AudioBus. Mi vedete il riflesso in questo momento, non è il massimo, portate pazienza. Allora, input. Seleziono BSFX. Altro input. Seleziono FeedLicator. Io volendo sono già a posto. A questo punto FeedLicator mi si è aperto. Qua mi sta dicendo che l'app è dormiente, attivo, e mi si apre, cioè i suoi tempi naturalmente anche questo, e qui abbiamo un setup. Ok, quindi AudioBus è pronto per lavorare. Allora, in questo momento io ho il mio setup, che come vedete è disposto in due posizioni. Ve le faccio vedere da qua. Da qua viene mostrata la catena degli effetti. Ho una simulazione qui di amplificatore distorto e qui un altro amplificatore per il clean, un wah-wah, e poi questa catena degli effetti che viene utilizzata un po' su questo e un po' su questo. Ok? Adesso vi faccio vedere esattamente la catena degli effetti come viene mostrata e come si divide. Si parte con un noise gate che è qui, poi si entra in una modulazione che è il wah, che in questo momento è spento. Uno splitter che mi manda o sul canale 1 o sul canale 2, a seconda di quello che io schiaccio. In questo caso, come vedete, la linea arancione è sul canale 2. Se invece vado così, mi si attiva il canale 1. Quindi canale distorto da una parte e canale pulito dall'altra. Il canale pulito ha sempre attivo un piccolo compressore, l'amplificatore, una modulazione che in questo caso è un cloner che serve per, come vedete, è praticamente a zero e serve per doppiare il segnale, un delay che attivo e disattivo a piacere, e poi il mixer in cui termina il canale, quindi canale 2 in questo caso. Viceversa, sopra abbiamo un drive che mi serve per dare più spinta o negli assoli o magari se voglio distorsioni particolari. Come vedete è posizionato con il drive al minimo e il level al massimo, un EQ con una equalizzazione che io ho scelto che a me piace, il delay lo stesso identico che c'è sotto, di nuovo il mixer, dopodiché si termina su un boost al termine di tutto, quindi mi boosta potenzialmente sia il canale sopra sia il canale sotto, e poi un riverbero finale che utilizzo per entrambi i segnali.
Ok? Ma come comando questa situazione? La comando con un pedale che vi faccio vedere. Allora, come vedete, BSFX permette di selezionare con un dito o con un controllo remoto i quattro parametri che io ho impostato a mano. Quindi in questo caso con il primo comando lo switch, quindi canale pulito, canale distorto. Posso attivare e disattivare il boost, vedete che si attiva. Posso attivare e disattivare il cry e poi posso attivare e disattivare i delay. Come vedete, schiacciando qui si attivano tutti e due contemporaneamente, ma tanto io suono o su un canale o sull'altro, quindi il problema per me non si pone. Ok? Quando non utilizzo le dita, posso utilizzare direttamente i piedi. Utilizzo direttamente questo pedale, che è, spero che si veda, il Bluetooth MIDI controller BT4 della Positive Grid, che si mappa con quell'applicazione che vi ho fatto vedere prima, BT Editor. Questo invece è un semplicissimo pedale di espressione che entra qui e che posso utilizzare indifferentemente come wah-wah, posso utilizzarlo come pitch oppure come pedale volume. Vi faccio vedere come si fa. Allora, innanzitutto posso attivare il BT Editor. Accendo, vedete che lampeggia, anzi si è acceso fisso, scusate, e adesso lampeggia perché vuol dire che sta aspettando il segnale. Toccare per connettere, ora lo sta cercando perché è un ricevitore Bluetooth naturalmente. A posto, qui ho il mio pedale, vedete che se io muovo il pedale sale e scende il cry wah, quindi ho settato il mio controller. A questo punto posso tornare su audio bus, posso tornare sul mio BSFX schiacciando l'1, vedete che si switcha, attivo il boost, attivo il wah-wah, attivo e disattivo i delay. Questo è il mio setup live. Ora non devo fare altro che collegarmi al computer. Prendo il mio bel jack che adesso devo snodare. Ecco qua. Quindi non devo fare altro che collegarmi all'uscita left o mono della docking station. Vi faccio vedere. Ok. Entro nella Scarlett. Gain a 0. Adesso accendo il mio Mac. Ah, a proposito del Mac, io ho un Mac vecchissimo che non sarebbe sopravvissuto se non avessi fatto essenzialmente due upgrade. Numero 1, la RAM, l'ho aumentata quanto poteva tenere. Numero 2, ancora più importante, il disco SSD o disco solido. Senza di quelli proprio, ragazzi, oggi fare home recording o suonare con VST, strumenti virtuali, che sia Mac che sia PC, non c'è storia. Disco solido e tanta RAM, mi raccomando. In questo caso, invece di utilizzare l'applicazione BS Amp o BSFX come plugin, io entrerò nella Scarlett come se stessi registrando un amplificatore esterno. Ci sta aprendo Logic, non so se avete notato, ma si stanno aprendo già in predefinito dei plugin che io adesso non utilizzerò. Quindi disabilito queste tracce, le metto in muto, mi creo un'altra traccia audio, l'input è il 2 perché è l'input numero 2 della mia Scarlett. Ok, lo mettiamo qui, la chiamiamo Scarlett e sono pronto. Quindi potenzialmente adesso sarei pronto per registrare. Cosa manca? La chitarra. Altro jack. A questo punto collego il jack nell'ingresso strumentale della docking. Ok, prendo la mia fidata Variax, la chitarra digitale. Eccomi di nuovo qua. E a questo punto sono pronto per registrare o per suonare con la chitarra. Però prima vi devo far vedere una cosa. Vi ricordate che prima ho utilizzato Fiddlicator? Fiddlicator serviva per creare un IRE, non per crearlo, per utilizzarlo. Ma BSFX ha la sua emulazione di cassa. Va disabilitata. Vi faccio vedere come. Eccomi qua. Qui, output. Qui abbiamo varie opzioni. Cabinet, power amp, tone stack e preamp. In questo caso io ho disabilitato il cabinet. A questo punto il suono c'è, sono pronto per utilizzarlo tramite audio bus e tramite BT Editor e il pedale di conseguenza. Apro il Fiddlicator, seleziono la mia IR, una a caso, prendo questa. Vedete che è cambiata la forma d'onda. A questo punto, se io vado in input, se tutto va bene, dovrebbe funzionare. Questo è quanto. Semplicemente questo è il mio setup per quando suono in simulazione live, quando vado a un concerto in un locale o con gli amici. Non mi serve nient'altro se non la chitarra, questa chitarra con cui faccio tutto, il tablet, la docking station e, se proprio voglio, il controller a pedale. A questo punto mi serve una presa elettrica per la docking station. Dopodiché sono completamente autonomo perché io esco direttamente a mixer in mono o in stereo,
a seconda di quanti jack inserisco. Entro nell'impianto che è a disposizione della sala prove o del locale. Questo è il mio setup e adesso vi farò sentire un pochino di chitarra registrata direttamente con questo setup. Ripassiamo. VSFX, dentro audio bus, che comanda il fidlicator, dove sopra c'è una IR. Così non c'è delay. Zero. Delay. Già che ci sono, vi faccio vedere con la Variax cosa posso fare. Quindi la imposiziono sulla simulazione della Les Paul e vado in drop D.